Carissimi amici di Whispers of Wisdom, oggi vi invito a unirvi a noi in un viaggio di riflessione e saggezza. Prima di immergerci nelle profonde parole che seguono, vi chiedo un piccolo gesto di sostegno. Iscrivetevi al nostro canale e lasciate un like se queste parole risuonano nel vostro cuore. Il vostro supporto ci permette di continuare a condividere messaggi significativi come quello che seguirà. Grazie per essere parte della nostra comunità, e ora, lasciatevi trasportare dalle Whispers of Wisdom. Onorevoli ospiti, cari amici, è un onore rivolgermi a voi oggi per condividere un pensiero che credo sia fondamentale nella nostra ricerca del successo e della realizzazione personale. Parleremo di una virtù spesso trascurata, ma incredibilmente potente: la pazienza. Viviamo in un'epoca in cui tutto sembra muoversi ad una velocità incredibile. Le aspettative sono alte, la pressione è costante e la fretta sembra essere la norma. In questo frastuono, la pazienza emerge come un'arma straordinaria, una chiave che apre porte a cui molti non dedicano nemmeno uno sguardo. La pazienza non è semplicemente aspettare passivamente, ma è la capacità di mantenere la calma e la determinazione durante i momenti difficili. È un'arte che va oltre la tolleranza del tempo, è la consapevolezza che ogni passo, anche il più piccolo, è parte di un percorso più grande. Immaginate di seminare un seme. Cosa accade dopo? Non ci si aspetta che cresca immediatamente, ma si coltiva, si forniscono le condizioni giuste e si aspetta pazientemente che la natura faccia il suo corso. Allo stesso modo, i nostri obiettivi e sogni richiedono tempo, attenzione e pazienza. La pazienza è come una fiamma che arde costantemente nel cuore di chi la possiede. È una virtù che ci spinge a resistere alle tentazioni dell'immediatezza, a perseverare quando le sfide sembrano insormontabili. La vita è fatta di alti e bassi, ma la pazienza ci permette di attraversarli con grazia, senza perdere mai di vista il nostro scopo. Eppure, viviamo in un mondo che celebra la velocità e la fretta. La società moderna spesso ci spinge a cercare risultati rapidi e successi istantanei. Ma cosa succede quando ci abbandoniamo a questa corsa contro il tempo? Rischiamo di smarrire il senso della profondità, di dimenticare che le conquiste più significative richiedono tempo e dedizione. Siamo circondati da storie di successo immediate che sembrano miracolose, ma dietro a ogni trionfo c'è spesso un lungo percorso di apprendimento, di fallimenti e di crescita personale. La pazienza ci aiuta a vedere oltre le illusioni di gratificazioni istantanee e ci insegna a investire nella nostra crescita a lungo termine. Permettetemi di raccontarvi una storia. C'era una volta un artista che trascorreva ore a perfezionare le sue opere, ma sembrava che il mondo non notasse mai il suo talento. La tentazione di rinunciare era forte, ma la sua pazienza lo portò a continuare a coltivare la sua arte. Un giorno, il mondo si accorse di lui, e il suo talento esplose come una supernova nel cielo dell'arte. Quell'artista era Vincent Van Gogh, che insegnò al mondo intero l'importanza di perseverare con pazienza e dedizione. Ogni successo è un viaggio che richiede tempo. La pazienza è l'ingrediente segreto che ci permette di attraversare le difficoltà, di imparare dalle sconfitte e di crescere attraverso le sfide. Se consideriamo la vita come un'opera d'arte in continua evoluzione, la pazienza diventa il pennello con cui dipingiamo il nostro destino. In un mondo che spinge costantemente per il qui e ora, la pazienza diventa una rivoluzione silenziosa. Ci invita a rallentare, a riflettere e a costruire passo dopo passo il nostro cammino. È un'arma potente contro l'ansia e lo stress, una luce che illumina il buio dei momenti difficili. La pazienza ci insegna che il successo non è una corsa, ma una maratona. Ci insegna a coltivare la fiducia, a riconoscere il valore di ogni sforzo, anche quando sembra insignificante. Ogni piccolo passo ci avvicina al nostro obiettivo, e la pazienza ci permette di apprezzare il viaggio tanto quanto la destinazione. Pensate alle persone che ammirate di più nella vita. Scommetto che dietro il loro successo c'è una storia di pazienza, di sacrifici e di determinazione. La pazienza è ciò che trasforma i sogni in realtà, perché ci dà la forza di resistere quando il vento soffia contro di noi e la chiarezza di visione quando il cammino sembra oscuro. Non dobbiamo temere il tempo che impieghiamo per raggiungere i nostri obiettivi, ma abbracciarlo come un alleato prezioso. La pazienza ci insegna a vivere nel presente,
ad apprezzare il processo di crescita e a coltivare la consapevolezza del nostro viaggio. Quindi, vi invito a coltivare la pazienza come un giardiniere attento cura il suo orto. Non siate pronti a rinunciare ai vostri sogni solo perché i risultati non arrivano immediatamente. Ogni giorno di perseveranza è un passo in avanti verso il vostro successo. La pazienza è una forza silenziosa, ma potente. È la capacità di attendere con fiducia che il futuro ci riserverà sorprese incredibili. Non lasciate che la frenesia del mondo vi distolga dal vostro cammino. Siate pazienti, resistete alle tentazioni dell'immediatezza e costruite il vostro successo con cura e dedizione. In conclusione, vi invito a riflettere su queste parole e a integrare la pazienza come un alleato indispensabile nel vostro percorso. Che la vostra vita sia un capolavoro in cui ogni pennellata di pazienza contribuisce a dipingere la tela della vostra esistenza. Permettetemi di concludere questa riflessione sulla pazienza con un racconto che spero possa penetrare nel vostro cuore e rafforzare l'importanza di questa virtù. Nella tranquilla cittadina giapponese di Ikari, c'era un anziano maestro di bonsai di nome Takeshi. La sua abilità nel modellare alberi in miniatura era leggendaria, ma ciò che lo rendeva veramente speciale era la sua straordinaria pazienza. Takeshi passava ore e ore ogni giorno curando i suoi bonsai, modellando rami e foglie con una precisione e una dedizione impareggiabili. Un giorno, uno studente di nome Hiroshi si avvicinò a Takeshi e gli chiese di insegnargli l'arte del bonsai. Takeshi, con il suo sguardo sereno, rispose: «Imparare l'arte del bonsai richiede tempo e pazienza. Se sei disposto a investire la tua anima in questo cammino, allora sarai benvenuto nel mio giardino». Hiroshi iniziò il suo apprendistato con entusiasmo, ma ben presto si rese conto che la strada per diventare un maestro del bonsai era più lunga di quanto avesse immaginato. La sua impazienza lo portava a voler vedere risultati immediati, ma Takeshi lo ammoniva costantemente: «La bellezza dei bonsai si svela lentamente, nel corso del tempo. Devi imparare a rispettare il ritmo della natura». In un caldo pomeriggio d'estate, Takeshi raccontò a Hiroshi la storia di un antico maestro bonsaista di nome Kiyoshi. Questo maestro era noto per i suoi alberi straordinariamente belli, ma ciò che sorprendeva tutti era il fatto che aveva coltivato il suo albero più prezioso per 60 anni. Hiroshi, la pazienza di Kiyoshi era leggendaria. Attendeva anni prima di vedere un singolo germoglio crescere. La sua dedizione alla perfezione era così profonda che passava notti intere a meditare accanto al suo bonsai. Il risultato fu un albero che racchiudeva la saggezza e la pazienza di una vita intera. Hiroshi, ispirato da questa storia, decise di abbracciare la pazienza. Si immerse totalmente nel suo apprendistato, imparando a osservare la natura e a rispettarne i tempi. Takeshi lo guidava con saggezza, incoraggiandolo a non correre, ma a vivere ogni momento del processo di crescita. Con il passare del tempo, Hiroshi iniziò a notare una trasformazione in se stesso. La sua mente ansiosa si calmò, e imparò a vedere la bellezza nel lento dispiegarsi della vita. Il suo bonsai, modellato con pazienza e amore, divenne un piccolo capolavoro che rifletteva la sua dedizione. Quando gli abitanti di Ikari videro il bonsai di Hiroshi, rimasero stupefatti dalla sua bellezza. Takeshi sorrise e disse: «La pazienza è l'arte di vivere con gratitudine per ogni istante. Il tuo bonsai è un riflesso della tua pazienza e del tuo amore per la vita». E così, la storia di Takeshi e Hiroshi ci insegna che la pazienza non è solo un ingrediente per raggiungere il successo, ma è anche una chiave per scoprire la bellezza nascosta in ogni momento della nostra esistenza. Che possiamo imparare a coltivare la pazienza come il giardiniere cura il suo giardino, con amore, dedizione e rispetto per il ritmo della vita. Mentre riflettiamo sulla potenza della pazienza, voglio condividere alcune considerazioni pratiche che potete applicare nella vostra vita quotidiana. Vorrei incoraggiarvi a integrare la pazienza nella vostra esistenza con saggezza e consapevolezza. Innanzitutto, vi invito a coltivare la consapevolezza del momento presente. Spesso, siamo così immersi nei pensieri sul passato o nel timore del futuro che ci sfugge il valore dell'attimo presente. Come dice un antico proverbio zen, il passato è già andato, il futuro non è ancora arrivato. Viviamo solo nel presente. La pazienza si manifesta quando impariamo a essere completamente presenti in ogni azione che compiamo.
che si tratti di mangiare un pasto, di lavorare o di passare del tempo con i nostri cari, la consapevolezza ci aiuta a rallentare e ad apprezzare appieno l'esperienza. In questo modo, scopriremo la ricchezza che si nasconde nell'istante presente. Un altro consiglio pratico è abbracciare l'idea che ogni sfida è un'opportunità di crescita. La vita è intrinsecamente composta da alti e bassi, da momenti di gioia e momenti di difficoltà. La pazienza ci insegna a vedere oltre le difficoltà immediate e a riconoscere che ogni prova è un tassello nel mosaico della nostra evoluzione personale. Come ci suggerisce un antico detto zen, il fiore che sboccia più tardi ha il profumo più dolce. Così, le sfide che affrontiamo con pazienza e perseveranza spesso portano a risultati più significativi e duraturi. Non temete gli ostacoli, ma abbracciateli come maestri che vi insegnano importanti lezioni sulla vostra strada. Inoltre, vi invito a coltivare la pazienza nelle relazioni interpersonali. Troppo spesso, ci troviamo impazienti di vedere cambiamenti o risultati nelle persone che ci circondano. Tuttavia, è fondamentale comprendere che ognuno segue il proprio percorso di crescita. Un antico proverbio zen ci insegna: quando il cuore è in pace, il mondo si riflette in modo pacifico. La pazienza nelle relazioni si basa sulla compassione e sulla comprensione. Siate gentili con gli altri e con voi stessi, permettendo il tempo necessario affinché ogni individuo possa fiorire nel proprio modo unico. Infine, nella vostra ricerca di successo e realizzazione personale, abbracciate la pazienza come una guida fidata. Troppo spesso, siamo attratti dall'idea di risultati immediati, dimenticando che ogni passo, anche il più piccolo, ci avvicina al nostro obiettivo. Come ci insegna il maestro Zen Shunryu Suzuki, nella mente del principiante ci sono molte possibilità, ma nella mente dell'esperto ce ne sono poche. Mantenete lo spirito del principiante, pronti ad apprendere da ogni esperienza e ad accogliere il ritmo naturale del vostro percorso. In conclusione, vi invito a integrare la pazienza nella vostra vita quotidiana, ad abbracciare il presente, a vedere le sfide come opportunità e a coltivare relazioni basate sulla compassione. Come un saggio maestro Zen, lasciate che la pazienza sia la vostra guida mentre percorrete il sentiero della vita. Carissimi amici di Whispers of Wisdom, spero che le parole condivise oggi abbiano toccato il vostro spirito così come hanno toccato il mio cuore. La saggezza e la pazienza sono guide preziose nel nostro percorso, e condividere questi momenti con voi è un onore. Vi chiedo di sostenere il nostro canale iscrivendovi, lasciando un like, condividendo questo video e lasciando i vostri pensieri nei commenti. La vostra partecipazione è la linfa vitale che alimenta il nostro impegno a diffondere saggezza e ispirazione. Insieme, possiamo creare una comunità in cui la ricerca della conoscenza e della consapevolezza sia coltivata con amore e pazienza. Grazie per essere qui con noi in questo viaggio. Iscrivetevi a Whispers of Wisdom per continuare a esplorare insieme il sentiero della saggezza. Lasciate un like se avete trovato valore in queste parole, condividete con chi pensate possa trarne beneficio, e non dimenticate di lasciare i vostri pensieri nei commenti. Insieme possiamo costruire un luogo in cui la saggezza fiorisce e si diffonde come un suave sussurro. Grazie, e ci vediamo nel prossimo viaggio di Whispers of Wisdom.